Lo sciopero di oggi, quindi la giornata del 9 ottobre a Treviso. La giornata di oggi, che ci accomuna a tutte le altre realtà studentesche d'Italia, ci vede contestare la nuova riforma approvata dal governo Renzi. Una riforma che non tiene conto delle reali necessità della scuola, ma è intesa a costruire un progetto politico che non ha alcun fondamento. Iniziamo dall'elemento che spicca più di altri in questa nuova riforma, ossia la partecipazione dei privati all'interno della scuola. Che cosa intendiamo con questo? Intendiamo con questo che le aziende italiane saranno protagonisti, diciamo, dei finanziamenti alle scuole pubbliche. E questo che cosa significa? Significa che le autorità pubbliche, il governo, non si vuole più assumere l'onere di finanziare e sostenere la scuola pubblica, una scuola gratuita e che sia partecipata da tutti, e quindi si viene a creare così realtà di serie A, di serie B. Oltre a questo, critichiamo molto il progetto di creare una scuola gerarchizzata, in cui la figura del preside non è più una figura di confronto per gli insegnanti e per gli studenti, ma una figura di leader aziendale, una figura di leader che ha troppo potere, secondo noi, troppo potere, e quindi non più una figura di confronto. E in ultimo, critichiamo la forma di meritocrazia che espone questo tipo di riforma, una forma di meritocrazia che è più simile al clientelismo dei sistemi aziendali che ha un rapporto lento e pulito dei sistemi degli uffici pubblici.